Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Siamo ancora su Final Fantasy VII Evercrisis perché? Perché oggi dobbiamo parlare delle armi, come funzionano e tutto quello che c'è dietro. Ho notato che sia in live che anche sotto i commenti YouTube c'è stata diversa confusione in realtà sul come funzionano le armi e come vengono anche catalogate le armi all'interno del gioco. E sinceramente parlando non c'è tutta questa difficoltà. Sono dentro ad un account rerollato nuovo perché voglio farvi vedere sia come vengono identificate le armi, come vengono catalogate, eccetera, eccetera. Quindi la prima cosa che bisogna fare è andare nel menu delle armi, ovviamente, quindi potenziamento armi, e mi aiuterò col tutorial del gioco perché, come potete vedere, il tutorial del gioco secondo me è fatto bene. È fatto molto bene, forse un po' tecnico sotto certi punti di vista, ma credo che faccia parte della professionalità del titolo. Quindi ci sarò io oggi da interprete tra virgolette per permettervi di capire al meglio come funziona effettivamente questo sistema di potenziamento. Allora, le armi, ovviamente, come c'è scritto qui, possono essere utilizzate, cioè possono essere potenziate utilizzando dei materiali. Questi materiali e soprattutto le armi duplicate che saranno ottenute dal summon, quindi dai draws, verranno inserite all'interno dell'armeria. Questa è una cosa molto importante perché molti mi hanno chiesto ma che senso ha trovare armi doppioni, che senso ha trovare eccetera eccetera. Ora ovviamente ve lo spiegherò. Vabbè, altri dettagli per il potenziamento possono essere visti dal menu Help. Allora, innanzitutto andiamo nei filtri e mettiamo ordine discendente e rarità per vedere un pochettino come si presenta un account quando avete rerollato o quando comunque avete a disposizione diverse armi. Come avrete notato sicuramente all'interno del gioco, la qualità delle armi è suddivisa in tre categorie: le armi 3 stelle, le armi 4 stelle e le armi 5 stelle. Fondamentalmente parlando, tutte le armi in realtà sono le stesse, nel senso, le armi che si ottengono all'interno dei pool possono essere le stesse armi, però a qualità 3, 4 o 5 stelle. Che cosa cambia ovviamente ottenere un'arma 3 stelle con un'arma 4 stelle o un'arma 5 stelle? Cambia esclusivamente la loro potenza e cambiano ovviamente cambia anche la loro skill. Infatti, se io vi faccio vedere per esempio l'arma di Eris, la Wither Staff, che io è una delle armi consigliate che ho detto di trovare ad Eris, se noi la troviamo praticamente a 4 stelle avremo delle specifiche particolari, ovvero l'attacco, che in questo caso qua che era Burst, è single target, mentre invece se noi la portiamo 5 stelle l'attacco si trasforma e diventa Quagga ed è all enemies, quindi tutti i nemici. Ecco perché è importante trovare le armi 5 stelle anziché 4 stelle, proprio perché l'arma 5 stelle è già potenziata e ha già la sua skill a livello massimo, dato che appunto le skill vengono potenziate successivamente quando le armi vengono portate su di livello. E quando le armi si portano su di livello ci sono due modi per potenziare le armi: potenziare il livello delle armi, che ci consentirà comunque di aumentare le statistiche, e portare la qualità dell'arma superiore invece per potenziare le abilità, che è una cosa ben diversa. In questo caso, se noi andiamo a potenziare la staffa di Eris, abbiamo la possibilità, vedete, di potenziare il livello e la rarità. Quindi in base ovviamente a quello che ci interessa possiamo potenziare la nostra staffa. Per quanto riguarda il potenziamento della staffa, possiamo potenziare il livello tramite ovviamente tutte le stone che possediamo all'interno del gioco e anche oltrepassare il limite del livello dell'arma tramite ovviamente gli oggetti che si potranno ottenere all'interno del gioco. Ma la cosa più importante sarà il passaggio di rarità. Infatti, come potete notare, la Wither Staff in questo caso può essere portata a livello 5, quindi alla qualità superiore, che non cambia niente rispetto al trovarla già al 5 stelle, se non il fatto che in teoria andremo a sprecare le Wither Staff Parts, perché utilizzare le parti delle armi che noi possediamo ci consentirà sì di aumentare la qualità, in questo caso dell'arma, ma in un'arma 5 stelle ci consentirà di potenziare ulteriormente quest'arma. Quindi se noi adesso sprechiamo per esempio 200 parts per quanto riguarda il potenziamento della staffa, se noi avessimo avuto già la staffa 5 stelle avremmo potenziato l'attacco e sarebbe diventato Quagga A+. Quindi avremmo in un qualche modo
permesso alla skill di diventare ancora più forte. Ecco perché è consigliabile ottenere sempre le armi 5 stelle, proprio per evitare uno spreco comunque di materiali. Anche volendo, vi avviso già che avere le parti per portare ovviamente l'arma 5 stelle non costerà niente. Quindi l'upgrade dell'arma da 4 a 5 stelle o da 5 stelle a limit break 1 eccetera eccetera non costa niente, quindi potete stare tranquilli, potete farlo in qualsiasi momento. La cosa importante è ottenere o le Wizard Staff Parts, che sono praticamente le parti in questo caso della Wizard Staff che si ottengono tramite le pull, quindi ottenendo altre staffe in questo caso di livello 3, livello 4 vi daranno la possibilità di ottenere delle parti. Qualora doveste riuscire a trovare la Wizard Staff di livello 5, la vostra arma 4 stelle effettuerà l'upgrade automaticamente e la differenza vi verrà convertita in Wizard Staff Parts. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che la vostra arma effettuerà direttamente l'upgrade e la vostra arma 4 stelle si trasformerà in Wizard Staff Parts. Ok? Ogni arma possiede le proprie parti, ovviamente, che potranno essere ottenute all'interno della pool. Un'arma 3 stelle dà una singola parts, un'arma 4 stelle dona due parts, una copia invece dell'arma 5 stelle, perché sono sicuro che qualcuno già se lo stava domandando, ma allora se io trovo due armi 5 stelle uguali? Ok, se trovate due armi 5 stelle uguali, la seconda copia della vostra arma 5 stelle vi darà direttamente 200 parts, quindi vi darà automaticamente un limit break per essere portata al livello successivo. Questo è tutto ciò che vi interessa sapere, ovviamente, per le armi. Infatti, se noi andiamo in un'arma, per esempio, 5 stelle, in questo caso, e andiamo su potenziamento, possiamo potenziare il livello, oltrepassare il limite del livello, ma per quanto riguarda la rarità, non possiamo fare nessun upgrade successivo. Però, al posto dell'upgrade rarity, che era esattamente la stessa cosa che avevamo nell'altra arma, abbiamo l'overboost, che è praticamente il potenziamento dell'arma. Infatti, come potete notare, la stella in questo caso diventa verde, che poi si trasformerà in rosso in realtà, e ci consente di aumentare le statistiche del nostro personaggio e, come detto prima, aumenta praticamente la potenza della nostra abilità, che in questo caso diventerebbe una 600% danni fisici non elementali con ovviamente target single enemy, quindi nemico singolo, con un crit rate del 10%, quindi possibilità di effettuare un critico del 10%. Se invece noi ovviamente non andiamo a potenziare, la nostra skill normalmente è un 500%, quindi noi man mano che andremo a fare l'overboost aumenteremo sempre di più la potenza delle nostre armi. Ora, ovviamente, come vi ho detto prima, tutte le armi che noi andiamo a pullare verranno in un qualche modo automaticamente convertite. Nel senso, se noi abbiamo delle armi 3 stelle, come possiamo vedere in questo caso, e dovessimo trovare la loro versione 4 stelle, la nostra arma effettuerà automaticamente l'upgrade e la precedente arma sarà trasferita nell'armeria. Infatti, come potete vedere, nell'armeria abbiamo tutte le armi che praticamente possono essere convertite. Ora, io in questo caso praticamente mi sa che ho due Eclipse, se non mi ricordo male, quindi posso farvi vedere anche l'overboost. Esatto, vedete? Io ho già praticamente un Apocalypse, l'ho chiamata Eclipse, vabbè, l'Apocalypse di Cloud, che noi adesso possiamo convertire praticamente in parts. La cosa che vi consiglio io, ovviamente, una volta che avete capito questo sistema, è andare nell'armeria e mettere direttamente l'autoconverter. L'autoconverter vi darà la possibilità durante le vostre pull di convertire subito le armi a 3 stelle in parts, le armi in 4 stelle in parts ed effettuare gli upgrade automaticamente. In questo caso noi le selezioniamo tutte e le convertiamo. Come potete notare, il doppione della nostra arma 5 stelle mi ha donato direttamente 200 parts. Mentre invece tutte le altre, vedete, mi hanno donato una parts, mentre invece l'arma 4 stelle me ne ha donati 10 in questo caso, quindi me ne ha donati di più, e poi come potete notare tutte le altre armi me ne hanno date 1, perché le armi 3 stelle, ok, allora mi ricordavo male, le armi 3 stelle donano una singola parts, le armi 4 stelle ne donano 10, mentre invece le armi 5 stelle ne donano 200 direttamente. Quindi in questo caso noi abbiamo tutte le armi già separate, quindi spaccate automaticamente, e se dovessimo andare, come potete vedere qui segnalato dal gioco con questa specie di rombo qui in alto a sinistra, possiamo potenziare e fare l'overboost. Overboost 200 parti,
e come potete vedere costo 0 overboost. Quindi una volta ottenute le 200 parti abbiamo praticamente l'arma che viene potenziata. La sua abilità adesso diventa da 500 a 600, anche in questo caso crit rate del 10%, eccetera eccetera. Notate? Abbiamo praticamente, è come se avessimo overclockato o comunque potenziato in maniera più efficiente la nostra arma. Quindi è veramente molto molto semplice. La cosa che vi consiglio di fare per evitare problemi, per evitare stress, è andare nell'armory, se non l'avete ancora fatto, e mettere l'autoconverter, in modo tale che faccia tutto il gioco da solo, e poi qualora voi riusciate ad ottenere tutte le parti necessarie, vi verrà tranquillamente segnalato all'interno del gioco tramite ovviamente le varie iconcine, quindi non c'è problema. Ora, quello che invece voglio farvi vedere è togliere un attimo l'autoconverter e fare una pull per farvi vedere come si vedono le armi una volta ottenute, e qualora ci fosse un upgrade di un'arma da 3 stelle a 4 stelle, farvi vedere come effettivamente si vede all'interno del gioco. Quindi facciamo una multi, quindi è come se noi stessimo pullando in maniera tranquilla. Vediamo quanti stamp otteniamo, ovviamente uno, così giusto per sdrammatizzare. E andiamo a vedere la pull in questo caso, così capite anche come funziona, che è la cosa più importante. Ok, benissimo, non abbiamo ottenuto niente. E come potete vedere, non abbiamo avuto nessun upgrade di nessun'arma. Infatti, come possiamo notare questa cosa? Perché tutte le armi che saranno contraddistinte con questo simbolo, come c'è scritto praticamente qua sotto, tutte le armi marchiate verranno mandate direttamente all'armeria. Se noi avessimo avuto invece l'autoconverter, tutte queste armi, dato che noi già le possediamo, tranne ovviamente questa che è nuova, di Zack, sarebbero state trasformate in parts. Quindi avrebbe fatto tutto automaticamente il gioco, senza nessun problema. Infatti, come notate, anche la Murasame la possiamo ottenere 3 stelle, solo che ovviamente la potenza dell'attacco è decisamente più basso, mentre invece se noi la portiamo, vedete, al livello massimo è decisamente più alta e cambia anche nome, diventa Thunderstrike, mentre invece adesso è Tandara Slash, quindi è un attacco diverso ed è anche più debole. Questa è la vera differenza delle varie armi, quindi non c'è molto da ragionare, molto da comprendere. Ci sono armi di qualità diverse che, ottenute già a livello massimo, ci consentono di diventare ancora più forti, mentre invece se vogliamo intraprendere la carriera di far livellare le nostre armi, dobbiamo armarci di pazienza e accumulare parts fino a quando le possiamo upgradare, che è una cosa che tecnicamente non conviene, perché con gli stessi 200 parts io, anziché fare un upgrade della mia arma, faccio un overboost, che è molto meglio. Ok? Quindi anziché fare un passaggio di livello da 3 a 4 o da 4 a 5, faccio direttamente un passaggio da 5 a 6, in teoria, se volessimo considerarlo in questo modo. Quindi non c'è nient'altro che ovviamente bisogna aggiungere. Spero che il video possa esservi stato chiaro. Se ci sono dubbi, ovviamente scrivetemi sotto nei commenti, e ovviamente vi invito a seguire il canale per avere altri video tutorial che usciranno piano piano direttamente sul canale quando avrò il materiale pronto. Detto ciò, vi ringrazio per essere stati con me e ci becchiamo alla prossima. Bye bye!